Interno sera, in un certo giorno, dopo una giornata faticosa qui alla Polimedica San Lanfranco di Pavia, con il dottor Domenico Corda, direttore di questo centro di diagnosi, cura e ricerca sull'infedema, dicevamo dopo una giornata di terapie riabilitative, ne approfittiamo per diciamo sussurrare al dottor Corda, se gli resta qualche poco di energia, qualche domanda che spesso e volentieri sui nostri siti, sui nostri blog ci vengono fatte dai nostri solidari in patologia. Se la cosa che viene più immediatamente alla bocca è che praticamente tra specialista e specialista c'è sempre una difformità di trattamento nella cura e nelle terapie riabilitative. Secondo lei, se ci sarà la possibilità, un domani, presto, tardi, non so, di avere la possibilità di un protocollo uniforme di terapia, secondo magari quelle che sono le linee guida internazionali? Rispondiamo subito a questa prima domanda con molto piacere, anche perché mi permette di introdurre un discorso un po' più generale sulle linee guida. Le linee guida sono state stilate tanti anni fa, vengono continuamente rinnovate e aggiornate. Le linee guida non indicano esattamente come si deve fare il trattamento, con quali persone, in quali persone, in quali patologie. Sono dei punti di riferimento che un medico deve seguire per poter inquadrare meglio quello che è il trattamento, soprattutto per una certa patologia in un determinato paziente. Le linee guida quindi indirizzano quello che è la terapia. La terapia, intendendo come terapia l'effettivo trattamento del problema del paziente, richiede invece delle altre competenze particolari. Un protocollo uniforme di terapia, mi chiedete, non può essere fatto, perché una cosa è l'indirizzo e una cosa è un protocollo. Protocollo significa standardizzare un qualcosa che al momento per i pazienti con linfedema non può essere fatto. L'infedema è una patologia completamente individuale, molto variabile. Il sistema linfatico, che è insufficiente, può avere dei deficit di tipo anatomico o funzionale molto variabili da soggetto a soggetto. Lo stesso edema linfatico probabilmente non è il solo aspetto dell'infedema, in quanto la stasi linfatica determina una reazione del connettivo, per cui una componente importante nei pazienti con edema linfatico, con stasi linfatica soprattutto cronica, è la reazione fibrotica del connettivo. Questa è una proliferazione di tessuto fondamentalmente difficilmente reversibile se non con cure protratte per molto tempo. Quindi l'unica soluzione per evitare la fibrosi è il trattamento precoce, un trattamento idoneo. Il gold standard terapeutico, anche secondo le linee guida, è il trattamento manuale dell'edema linfatico. Il problema è di formare sul territorio nazionale tante piccole unità sanitarie, tanti piccoli team dislocati nelle varie regioni, che però ecco cosa bisogna affermare. Quello che sono le basi scientifiche, le competenze per quanto riguarda il drenaggio linfatico manuale e soprattutto il bendaggio elastocontenitivo. Ora, il discorso è questo. Probabilmente è qui che lei, Presidente, voleva sottolineare la difformità. Esistono tanti tipi di drenaggio linfatico manuale. Alcuni sono prettamente anche di natura estetica, quindi diciamo standardizzati e omologati per sistemi linfatici sani, magari perfettamente funzionanti. Altri tipi di drenaggio linfatico manuale, che preferirei chiamare comunque terapia manuale dell'edema e terapia manuale del connettivo affetto da stasi linfatica. Ecco che questo trattamento non ha niente a che vedere con il linfodrenaggio di tipo estetico, per cui deve essere appreso, perché è insegnato da personale molto 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 esperto, che
quindi da anni riesce a mettere in pratica questo tipo di manualità, che deve variare a seconda della lesione del sistema linfatico. Noi abbiamo dei linfedemi con un sistema linfatico comunque ancora capace di riassorbire e trasportare la linfa, per cui questi linfedemi ad esempio potrebbero anche trovare una inutilità nel drenaggio linfatico manuale, perché come sistema vascolare è ancora funzionante. Ecco che la linfa in alcuni linfedemi fa fatica però a risalire per gravità. Sono problemi ad esempio di tipo valvolare oppure di tipo neurovegetativo, in cui la linfocinesi non è più normale. Ecco allora che basta soltanto una spinta, che nel nostro caso è determinata da un bendaggio elasto-compressivo ben confezionato a pressione degressiva, che permette alla linfa la sua risalita e quindi il riassorbimento ai linfonodi, che ad esempio la linfoscintigrafia potrebbero non essere visualizzati ad una prima linfoscintigrafia, e che invece ad una seconda linfoscintigrafia effettuata sotto bendaggio vengono visualizzati. Questo è molto importante, perché proprio su questo si parla spesso e volentieri sulla pagina, per esempio, di Sosse Linfedema. C'è molta confusione, si parla in termini molto generici, per esempio, per avere dei buoni risultati bisogna fare l'intervento, oppure per avere dei buoni risultati bisogna fare della pressoterapia ad alta pressione, oppure bisogna fare solo linfodrenaggi, cioè il paziente viene un po' scarsamente informato e il paziente ha quei dubbi atroci, che non sa che pesci pigliare, perché uno specialista gli dice una cosa, uno specialista gliene dice un'altra. Certo, sono diverse le correnti di pensiero, però direi io che bisognerebbe guardare i risultati. Il vero linfologo, il vero specialista è quello che possiede più armi, e quindi quelle competenze tali che possono far sì e permettergli di individuare per ciascun paziente quello che è il trattamento cardine del suo problema. In una piccola percentuale di casi, noi sappiamo che ad esempio in assenza, in agenesia o in consolidato malfunzionamento dei linfonodi inguinali, ad esempio per l'arto inferiore, ascellari per l'arto superiore, nei casi che non rispondono alla terapia manuale potrebbe essere indicato anche l'intervento di microchirurgia, che non è risolutivo, apre delle vie di drenaggio che poi potrebbero e devono essere sfruttate dal terapista e quindi dal paziente una volta che è ben istruito. Però si tratta di una piccola percentuale di casi e quindi devono essere ben selezionati. Questa piccola percentuale di casi potrebbe aumentare nel caso in cui la terapia manuale e decongestiva non sia effettivamente fatta secondo i canoni, e quindi non sia effettivamente decongestiva, non sia in grado di ristabilire, capisce, quell'equilibrio del microcircolo, per cui ristagna l'edema anche dopo 30, 40, 50 sedute di drenaggio linfatico manuale, pressoterapia, bendaggi, eccetera, perché qualunque di queste forme terapeutiche, se non è idonea per quel paziente, potrebbe non dare risultato. Ecco, quindi la competenza, sottolineo, dello specialista, che comunque deve essere, capisce, ferrato, competente e avere a disposizione tutte queste terapie, ma soprattutto la terapia manuale, che è il gold standard riconosciuto a livello internazionale. A conferma di quanto detto, riportiamo quanto riferito nei convegni e nei congressi a livello nazionale e internazionale dai maggiori esponenti della microchirurgia mondiale, che è la scuola di Genova, del professor Boccardo e del professor Campisi, che comunque sono d'accordo sul fatto di sottolineare che il paziente va preparato prima con un trattamento manuale all'intervento di microchirurgia, e poi comunque dopo l'intervento di microchirurgia il paziente deve rientrare in quello che è un progetto individuale, sempre di trattamento manuale di mantenimento dei risultati ottenuti. Spesso e volentieri i pazienti si sentono un pochettino in confusione quando sentono parlare sul linfedema primario. Diverse definizioni di quell'infedema primario lo chiamano primitivo, congenito, genetico, ereditario e talvolta anche idiopatico. Iniziamo da quella che è la semplice classificazione. Il linfedema secondario e primario.
Cos'è il linfedema secondario? Il linfedema secondario è qualsiasi linfedema per il quale si può riconoscere una causa che sia sufficiente da sola a determinarlo. Quindi una causa chirurgica, la radioterapia, un trauma, una brutta infezione, un'infestazione da filaria, ad esempio, con tutte cause sufficienti da sole a determinare un linfedema. Quindi il linfedema di cui si riconosce la causa si chiama secondario. Quando la genetica ancora era agli esordi, quindi diciamo nei primi anni, non era conosciuta bene, le varie alterazioni sono venute dopo, le scoperte con la scoperta del DNA negli anni 70 e poi la codificazione, quindi del codice genetico, eccetera. Ora stanno incominciando a venire fuori le prime alterazioni cromosomiche, le prime mutazioni che sono in grado di dare il linfedema. Ma prima dell'avvento della genetica, così come la conosciamo noi oggi, il linfedema secondario, se il linfedema secondario, e abbiamo detto è quello dovuto ad una causa certa, se il linfedema non era dovuto, non si poteva collegare a nessuna causa, veniva chiamato primario o idiopatico. Quindi come sinonimi primario o idiopatico, intendendo che probabilmente c'era un problema costituzionale legato a quell'individuo e magari si era anche, si conosceva la familiarità in alcuni casi, però siccome non c'era il codice genetico, quindi non si poteva trovare l'alterazione della mutazione, si definiva primario idiopatico, cioè da causa comunque sconosciuta. Ancora oggi io nella diagnosi clinica, se non riesco a trovare una causa sufficiente a classificare il linfedema in secondario, lo definisco idiopatico. Nel procedere dell'iter diagnostico per quel paziente posso anche prescrivere un test genetico. Se il test genetico risulta positivo, allora io posso dire che quell'infedema non è più idiopatico, ma è un linfedema primario geneticamente determinato. Ma se il test genetico, perlomeno quelli finora a nostra disposizione, risulta negativo, non posso io confermare che si tratta di un linfedema geneticamente determinato e quindi mi limito a definirlo sempre linfedema primario idiopatico. Logicamente, se noi siamo davanti ad un linfedema geneticamente determinato in un paziente che è positivo ad un test genetico, c'è da pensare che potrebbe essere anche ereditario, ossia trasmissibile ai discendenti. Ma anche qui abbiamo visto che la mutazione determina poi, dal punto di vista dell'espressività, notevoli differenze individuali, per cui in alcuni individui vi può essere una forma molto lieve o sfumata e in altri individui invece un linfedema che è progressivamente evolutivo. Il test genetico, di cui lei con il suo centro è un riferimento nazionale, viene fatto solo sui portatori, come abbiamo detto, di linfedema primario, e sul secondario. Ricordo in un congresso che lei ventilò anche questa possibilità. Penso che sia possibile ipotizzare in alcuni pazienti affetti da un linfedema secondario, comunque, che ci possa essere una predisposizione, quindi una predisposizione costituzionale, quindi una insufficienza linfatica latente o lieve, per la quale si potrebbe ipotizzare anche una mutazione genetica. Perché? Perché in alcuni pazienti, comunque sottoposti ad esempio alla linfadenectomia, inguinale o ascellare, più o meno radioterapia, in alcuni pazienti, diciamo in una buona metà dei pazienti, il linfedema non compare neanche a distanza di 5-10 anni, in altri pazienti invece compare questo linfedema che abbiamo definito secondario. È possibile immaginare o ipotizzare che ci sia una componente costituzionale, ecco, ma non genetica. Quindi sicuramente in alcuni pazienti si potrebbe anche pensare dall'esordio clinico, ad esempio l'esordio distale alla mano di un linfedema dell'arto superiore, che ci possa essere una componente
comunque costituzionale, ma non possiamo dire che è genetica, perché le malformazioni del sistema linfatico, così come tutte le altre malformazioni degli altri sistemi e organi del nostro corpo, possono avvenire in una qualunque fase successiva anche alla fecondazione, quindi nei primi stadi di sviluppo dell'embrione o addirittura del feto. Un'infezione virale, un farmaco, delle radiazioni assunte in gravidanza dalla madre possono dare delle malformazioni in tutti i sistemi, in tutti gli organi, perché no, anche nel sistema linfatico. A tal proposito ricordo un suo assunto recente, dove, non so se per celia o per non morire, come dice il poeta, lei ebbe a dire: il linfedema non è una malattia, ma è un sintomo di tante altre malattie. Ha sviluppato ulteriormente questa sua ricerca? Sì, diciamo che più che una ricerca scientifica è una ricerca di concetto, è una ricerca semiologica. Linfedema alla lettera significa edema linfatico, quindi stasi di linfa. La parola linfedema, volendo etimologicamente parlando, non può definire una patologia del sistema linfatico. Noi potremmo avere un linfedema per una compressione estrinseca di un sistema linfatico perfettamente normale. Quindi la parola linfedema in sé non indica una patologia del sistema linfatico, ma soltanto una stasi di linfa. Quindi sarebbe da riclassificare quelle che io definisco le malattie linfostatiche, sarebbero da classificare in base all'eziologia. Quindi abbiamo malattie linfostatiche da patologie funzionali o anatomiche del sistema linfatico e malattie linfostatiche legate ad altre alterazioni. A proposito di relazioni tra il linfedema e altre patologie, nella sua vastissima casistica per il numero di pazienti che riesce a trattare in un anno, che nesso riesce a cogliere tra linfedema e allergia, tra linfedema e micosi per esempio? Ci sono diversi nostri solidari in patologia che lamentano delle macchie bianche sugli alluci, e sono delle verifiche che si stanno facendo, perché i pazienti tra di loro si scambiano le opinioni spesso e volentieri, e è spuntata fuori questa situazione di allergia, tra le altre cose anche sottolineata dal nostro allergologo dell'associazione, il dottor Aiello. Sì, in questo momento mi viene da dire che quando parliamo di linfedema pensiamo comunque sempre al gonfiore, all'edema. Non pensiamo mai che nel caso in cui invece ci sia alla base dell'infedema una patologia, un'alterazione anatomo-funzionale del sistema linfatico, perlomeno di un distretto, di un arto, di due arti, ecco che stiamo parlando di un sistema linfatico che è anche il sistema immunitario per eccellenza. Quindi la funzione principale del sistema linfatico è la funzione di difesa immunitaria. Quindi il sistema immunitario fa parte dell'apparato linfatico. Quando il sistema linfatico non funziona bene, abbiamo anche una manifestazione come l'edema, abbiamo anche tante altre manifestazioni, quali ad esempio una riduzione delle difese immunitarie, ad esempio verso i parassiti, verso i funghi, ma anche verso i batteri e i virus. Quindi c'è un collegamento tra le patologie del sistema linfatico e le infezioni o le infestazioni. Il sistema linfatico è comunque il sistema immunitario collegato alle allergie, probabilmente c'è un'influenza anche su queste ultime. Ma la ricerca in questo momento è all'inizio, diciamo. Sono soltanto più che altro intuizioni di medici e di studiosi che si vogliono occupare personalmente e individualmente di queste cose. A proposito di relazioni, ne abbiamo parlato anche in passato ed è uno degli argomenti principi che viene trattato nel gruppo SOS Linfedema. Il nesso che c'è tra linfedema e alimentazione, non nel senso di qualità di alimentazione, proteine, carboidrati, che praticamente qualche paziente sente dei gonfiori nel mangiare determinati cibi, se c'è un nesso anche tra linfedema e celiachia, cioè se, dal punto di vista nutrizionale, linfedema e nutrizionismo, chiamiamolo così.
Una corretta alimentazione fa parte di quelli che sono i cardini terapeutici di un paziente affetto comunque da una malattia linfostatica. Quindi l'alimentazione è da rivedere. Il sovrappeso o la franca obesità sono comunque un obiettivo primario per un medico che si interessa della cura di questi pazienti nella loro riduzione. Quindi sicuramente una dieta ipocalorica nei pazienti obesi o in sovrappeso, ipocalorica, associando una ripresa dell'attività motoria. Ora, i pazienti che sono obesi, quindi molto pesanti, grossi obesi, e hanno anche la linfostasi, fanno fatica a camminare, per cui non gli si può dire cammina o fai dello sport. Il consiglio che do sempre è l'attività in acqua, quindi l'attività in acqua, la riabilitazione dello schema del passo, della camminata in acqua, vedo che vengono accettati e soprattutto possono essere fatti con più disinvoltura anche da questi pazienti. Spesso si parla di acqua gym, è indicata, non indicata, non so neanche cosa sia, ma è una domanda ricorrente. L'acqua gym sono dei corsi di ginnastica in acqua, per cui esistono dei corsi di acqua gym, diciamo soft, che possono essere effettuati anche dai nostri pazienti, altri invece un po' più strong, per cui non sono da consigliare, soprattutto per i pazienti dell'arto superiore. Il nuoto invece, il nuoto a rana, una rana modificata, diciamo rana balneare, sarebbe l'ideale per i pazienti con un linfedema dell'arto superiore, mentre la deambulazione in acqua alta per i linfedemi degli arti inferiori. Spesso i nostri solitari in patologia sentono dire che la liposuzione potrebbe essere una parziale come dire, soluzione ai loro disagi quotidiani di mobilità e di, come dire, di sgrossamento dell'arto. Alcune scuole a livello mondiale la propongono, però io sono stato molto attento. Sicuramente loro, ad esempio a Malmo, effettuano delle liposuzioni su pazienti con linfedema stabilizzato. Cioè sono pazienti che, una volta decongestionati, ben decongestionati, mantengono la decongestione nel tempo. Alcuni di questi pazienti, questo tessuto che si è prodotto, perché abbiamo visto, abbiamo sentito prima quando dicevo che c'era questa proliferazione di tessuto connettivale, però un tessuto connettivale non è tutto adiposo, non è tutto grasso, quindi la liposuzione dobbiamo sapere che si tratta comunque di una suzione di un tessuto non solo adiposo, ma anche del connettivo fibroso che si trova tra i lobuli di grasso anch'essi alterati. All'interno di questo connettivo che si trova tra i lobuli di grasso passano dei vasi sanguigni, dei vasi linfatici e dei nervi, soprattutto ad esempio anche fibre nervose di tipo neurovegetativo e di tipo sensoriale. Per cui una liposuzione in mani non esperte potrebbe dare comunque anche dei danni che la professoressa Feldi ha fatto vedere più volte durante gli incontri internazionali che abbiamo fatto su questi temi. Per completare questo nostro giro di opinioni, una paziente l'altro giorno sulla pagina del gruppo ci riferiva come un angiologo pare abbia informata circa l'inutilità dei linfodrenaggi manuali e della linfoscintigrafia, soprattutto nel dubbio che la linfoscintigrafia, siccome si inoculano sempre sostanze radioattive, in un soggetto che ha una tardata risalita del liquido, addirittura una stasi, possa creare qualche problema di ritenzione degli isotopi stessi. Parliamo prima dell'inutilità, mi sembra, dei linfodrenaggi. Intendiamo con linfodrenaggi dei drenaggi linfatici manuali? Eh sì. Ok, effettivamente il drenaggio linfatico manuale è effettuato come terapia unica, monoterapia, e direi che nel 95% dei pazienti è del tutto inefficace, perché ha un blando beneficio temporaneo, per cui l'arto, soprattutto l'arto inferiore, poi sottoposto a gravità durante il lavoro riprende naturalmente il suo volume, ma una seduta di drenaggio linfatico manuale anche non è capace di ridurre un edema, ad esempio, di un'elefantiasi, per cui sono veramente delle sedute inefficaci.
Il drenaggio linfatico manuale, quello terapeutico, va associato alla terapia elastocompressiva con bendaggio multistrato. Le due terapie sono complementari. Il drenaggio linfatico manuale deve lavorare in alto, ad esempio alla radice dell'arto, là dove c'è stato il blocco, la lesione, magari iatrogena, la linfadenectomia, la radioterapia. Con le mani si deve lavorare in quella regione per trovare delle vie alternative o per stimolare delle vie residue di flusso alla linfa. Ma la decongestione dell'arto, è legata soprattutto ad un bendaggio efficace. In tutto questo contesto, la pressoterapia? La pressoterapia, posso solamente ribadire quello che è scritto in alcune linee guida, anche nazionali, l'ultimo incontro fatto dal gruppo anche dei francesi e dei belgi. Soprattutto l'EDUC aveva posto all'interno della sua terapia combinata anche la pressoterapia. Logicamente, come tutte le terapie, abbiamo detto, deve essere prescritta da un medico linfologo competente. La pressoterapia, secondo queste ultime linee guida, è stato sottolineato che nei pazienti con linfedema secondario a un danno alla radice dell'arto, quindi una linfadenectomia e o associata radioterapia, può provocare, se usata da solo, delle pressioni che addensano, condensano la linfa, rendendola più fluida e quindi peggiorando, diciamo, il quadro clinico. Quindi da sola sicuramente non va utilizzata, ma combinato. Ormai penso che sia diffuso il sapere che va combinata con il drenaggio linfatico manuale e con il bendaggio. Ecco, quindi da sola parlo proprio di quei pazienti che vanno magari dalle estetiste a fare della pressoterapia. Proprio a questo si riferiva. Fanno delle sedute di pressoterapia dall'estetista e quindi questi pazienti dovrebbero sapere che non si stanno affidando comunque ad un centro competente in linfologia e in terapia dell'edema linfatico. Benissimo, lo ringraziamo. Certamente il nostro problema rimane sempre quello, sino a quando la nostra patologia in Italia sarà una semplice affezione dermatologica e non una patologia cronica invalidante e ingravescente, i malati dell'enfedema avranno sempre gli stessi problemi e gli stessi disagi. Ringraziamo il dottor Corbo della sua cortesia e della sua disponibilità. Io la saluto, la ringrazio della possibilità che mi ha offerto e saluto tutti i pazienti. Grazie dottore Corbo.